I cristiani dunque hanno cambiato i nomi, da Iso a Gesù, da Messia a Cristo, da Saulo a Paolo, da Kifas a Pietro. Quindi avranno fatto la stessa cosa con Mohammed, Maometto. Se è una malattia, colpisce sempre. Il problema è che abbiamo a che fare con 1000 lingue diverse, con 2000 parole diverse. Come venirne a capo? Nella lingua originale, cioè in ebraico, il nome più vicino a Mohammed è Mohammena, Mohammena. Ma purtroppo non possiamo controllare l'originale perché è perduto. Ci sono migliaia di manoscritti della Sacra Scrittura cristiana, ma nemmeno uno è in ebraico. Gesù è ebreo e parla ad ebrei. Con il più dotto di loro, Paolo, parla in ebraico, come Paolo tramanda. Ma con i pescatori, gli operai comuni, parlerebbe in greco. Ha senso, secondo voi? Eppure ce l'hanno tramandato in greco. E non solo. Non è in greco colto, ma in una specie di dialetto, un greco da strada. E il cosiddetto testo originale della Bibbia ci è stato tramandato in questa lingua. Non c'è nemmeno una lettera scritta in ebraico, nemmeno una pagina. Abbiamo qualche brandello, qualche singola frase pronunciata da Gesù. Si dice che quando era sulla croce gridasse a gran voce Elai, Elai, lama sabachthani. Questo è ebraico e vuol dire mio Dio, perché mi hai abbandonato? E quando curò la bambina che stava morendo le disse Talita kumi, una frase ebraica che vuol dire bambina, alzati. E Paolo dice che gli ha parlato in ebraico, ma non dice quali fossero le parole precise, le registra soltanto in greco. Non so perché. Gesù parlò in ebraico, ma Paolo ce lo riporta in greco. Dice che deve andare perché se lui non andrà, l'altro non verrà al suo posto. Quindi noi chiediamo ai nostri fratelli cristiani, chi è questo truster? Chi è questo consolatore? E loro rispondono che è lo Spirito Santo. E va bene, se è lo Spirito Santo, vogliamo sapere quando è venuto. Perché Gesù ha detto che se lui non se ne fosse andato, il suo successore non sarebbe venuto. Ma se andrò, lo manderò. C'è una condizione, deve andare, altrimenti lo Spirito Santo non verrà, sempre che si tratti davvero dello Spirito Santo. Ma nella Bibbia si dice che lo Spirito Santo c'era prima che Gesù nascesse. Per esempio, Giovanni Battista, suo cugino, aveva da 6 mesi a 1 anno più di Gesù. Poco prima che Gesù nascesse, nacque Giovanni da Elisabetta, la sorella di Maria, che era già in età molto avanzata. E nel Vangelo secondo Luca, nel Nuovo Testamento, 1:15, si dice: egli, cioè Giovanni, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, cioè fin da quando sarà nel grembo di sua madre. Quindi lo Spirito Santo è con Giovanni fin da prima della sua nascita. Vero o falso? Chiedetelo ai vostri amici cristiani. È vero o è falso? Se dicono che è falso, possono buttar via la Bibbia. Se è vero, allora lo Spirito era con lui da prima della nascita. Quindi questa presenza dello Spirito non aveva niente a che fare con il fatto che Gesù rimanesse o se ne andasse. Ma Gesù ha detto, se io non me ne vado non verrà, ma se me ne vado lo manderò a voi. Lo Spirito Santo però era presso Giovanni da prima che Gesù nascesse, andava in giro con lui nel ventre della madre. Lei lo portava in grembo e con lui dentro c'era lo Spirito Santo, con Giovanni Battista, secondo la Bibbia. Secondo punto, il primo era questa presenza dello Spirito Santo con Giovanni. Secondo punto, sempre in Luca, capitolo 2, versetto 41. Ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo. Ne fu ripiena? Sarà senz'altro così, se lo dice la Bibbia. Quindi questo non dipendeva dal fatto che Gesù se ne andasse. Era già lì. Terzo punto. Lo Spirito Santo ha aiutato Gesù in tutta la sua predicazione. In Matteo 12:28 Gesù dice: ma se io caccio i demoni in virtù dello Spirito di Dio, cioè lo Spirito Santo, è dunque giunto a voi il regno di Dio. Quindi i suoi miracoli
sono stati operati sempre con l'aiuto dello Spirito Santo. E lo Spirito non aiutava solo lui, aiutava, questo è il punto quarto, aiutava anche i suoi apostoli. Quando li ha mandati a predicare e a curare i malati, Gesù li ha rassicurati dicendo: perché non sarete voi a parlare, quando parlerete alla gente non sarà per vostra iniziativa, ma sarà lo Spirito Santo in voi che parlerà. Quindi anche loro avevano con sé lo Spirito Santo quando andavano a predicare e a curare. Non era necessario che Gesù se ne andasse per farlo arrivare. Quinto punto. Prima che Gesù se ne andasse, disse ai suoi discepoli: ricevete lo Spirito Santo. Ricevetelo vuol dire prendetelo, fatelo entrare. E quindi se dice ricevetelo, l'hanno ricevuto o no? Se io dico qui c'è una banconota, prendetela, pensate che vi prenda in giro? Se dico sul serio, la prenderete. E se lui ha detto ricevetelo, l'hanno ricevuto o no? E questo è successo molto prima che lui se ne andasse. Ma ora parla del Consolatore: se non me ne vado non verrà, ma se me ne vado lo manderò a voi. Quindi non si tratta dello Spirito Santo. È questione di buon senso. Non bisogna essere particolarmente sagaci né particolarmente colti. Queste sono prove, nero su bianco, prese dalla Bibbia. Spero che mi ascoltiate con attenzione. Sono tutte citazioni quelle che ho fatto. Se volete che io ripeta i dati, il capitolo e il versetto, potete chiedermelo al momento delle domande e li ripeterò in modo che possiate trovarli e segnarveli se volete, se non avete fatto in tempo a farlo ora. Al versetto 12 dello stesso capitolo, il 16, Gesù dice: molte cose avrei ancora da dirvi, ma non ne siete capaci. Cioè non siete in grado di capirle. Ho molte cose da dirvi, posso darvi la soluzione di molti dei vostri problemi fino al giorno del giudizio, ma non posso dirvele perché non siete in grado di capirle. Non avete abbastanza intelligenza, non avete abbastanza fede. Il problema non sono io, siete voi, dice ai suoi discepoli. E la verità di questa affermazione, che i discepoli non avevano la capacità di capire, che non erano in grado di sopportare quelle verità, è espressa molto chiaramente più volte nella scrittura cristiana. A. In Matteo 8:26 li chiama gente di poca fede, li accusa di non aver fede. B. In Matteo 14:31 dice di nuovo gente di poca fede. E la stessa cosa, C, dice in Matteo 16:3, gente di poca fede. Più e più volte li accusa di non aver fede e dice che è inutile parlare con loro, gente incredula. Ancora di Matteo 17:20, a causa della vostra incredulità, voi non credete, siete increduli. E, dunque non riuscite a comprendere? In Matteo 15:6, cosa vi prende? Come mai non capite? Io vi spiego tutto come a dei bambini e non riuscite ugualmente a seguirmi. Non riuscite a comprendere? F. E si scaglia contro di loro. O generazione infedele e perversa, quanto dovrò sopportarti? Gesù è irritato, frustrato. O generazione infedele e perversa. Questo è Matteo 17:17. Per quanto tempo dovrò sopportarti? Per quanto? Se Gesù fosse stato giapponese, invece che ebreo, avrebbe fatto harakiri. Si sarebbe ucciso. Era un tormento senza fine. E Gesù ribadisce: ho molte cose da dirvi, ma voi non siete in grado di comprenderle. Non è in lui che ci sono difficoltà e problemi. E Gesù continua: invece, quando invece sarà venuto lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà verso tutta la verità. Parla dunque di questo Spirito della verità, attenti. Quando invece sarà venuto lui, vi guiderà, perché egli non vi parlerà da se stesso, ma vi dirà tutto quello che egli ha ascoltato e vi farà conoscere l'avvenire. Egli mi glorificherà. Questo mio audio-video in risposta alla predica di questo soggetto è fondamentale, soprattutto per i cristiani che si definiscono tali ma che non hanno la minima conoscenza oppure conoscenza approfondita delle sacre scritture. Dunque, la risposta che io do in ogni punto a questo soggetto, fatela vostra, memorizzatela in modo che così possiate rispondere alle provocazioni verbali di certi soggetti.
Non so quale libro o quale cartone animato questo signore abbia guardato per poter affermare questa cosa, perché il nome di Paolo è stato dato proprio da Gesù Cristo a Saulo nella sua apparizione, così come Gesù stesso ha cambiato il nome di Cefa in Pietro. Gesù, il Nazareno, era il suo nome, era così chiamato. Messia, l'appellativo riconosciuto dallo stesso popolo, dagli stessi apostoli quando videro il Figlio di Dio, e che venne confermato questo appellativo da Pietro e confermato dalle centinaia di profezie della Bibbia. Però capisco, parlare di profeti come Isaia, come Salomone e come Geremia e Davide a questo soggetto è come parlare di pace ed amore ad un componente dell'ISIS. Mohammed e la sua religione sono molto conosciuti a Medina e in tutto il mondo per i suoi modi discutibili, chiamiamoli così, modi consigliati e ordinati proprio in quel libro di testo che ha scritto. Muhammad venne 650 anni dopo, non faceva miracoli, non guariva nessuno, non resuscitava nessuno, non compiva delle profezie, non resuscitava nessuno dalla morte, anzi lui e i suoi seguaci si prodigarono e si prodigano tantissimo per dare la morte al prossimo. Basta solo dare un'occhiata al web. I libri della Bibbia ebraica sono stati scritti in ebraico, forse questo signore dovrebbe leggere un pochino di più, anche se i libri di Esdra, Neemia e Daniele conteggono addirittura parti in aramaico. La Bibbia è stata scritta in aramaico biblico, ebraico e koiné, il greco ellenistico. La Bibbia di Re Giacomo, King James Version, è la Bibbia inglese per eccellenza. Paolo riporta in greco il Vangelo poiché il greco in quel tempo era la lingua più parlata da tutti. Capisco l'ignoranza, però almeno documentatevi prima. Lo Spirito Santo, a voi sconosciuto, ha diversi aspetti e diversi doni. San Giovanni ebbe lo spirito di profezia e della predicazione, perché lo Spirito Santo va, soffia come e dove vuole. Dei doni dello Spirito Santo ce ne ha parlati San Paolo, però chiaramente non li ha voluti appositamente citare. Lo Spirito Santo, cioè la forza attiva e potente di Dio che voi non conoscete, era all'inizio della creazione. Difatti, lo Spirito alitava sulle acque. Lo Spirito Santo adombrò Maria in modo che lei concepisse il Messia. Lo Spirito Santo dette anche le parole di conoscenza ad Elisabetta. I cristiani non possono buttare il Vangelo, perché il Vangelo parla d'amore, di pace, di guarigione, di risurrezione, non di guerre, di attentati, di ordini di tagliare la testa agli infedeli e di punire coloro che si ritengono appunto infedeli. Lo Spirito Santo con la sua potenza è venuto a Pentecoste e allora gli apostoli, che erano pieni di paura, cominciarono a predicare a migliaia di persone che parlavano lingue diverse, eppure li capivano e cominciarono a fare miracoli prodigiosi nel nome santo e glorioso di Gesù. Certo, gli apostoli avevano lo Spirito poiché Gesù glielo aveva dato, come lo aveva anche Giuda, ma la effusione del Santo Spirito non è eterna, perché se noi tradiamo e pecchiamo, contristiamo lo Spirito Santo che ci lascia. Il Paraclito, che vuol dire consolatore, difensore, dovrebbe continuare in modo maggiore a svolgere le opere di Gesù. Lui stesso lo ha detto. Se farete come io ho fatto, compierete delle opere maggiori delle mie. Ecco perché noi non crediamo che gli attentati compiuti da certi soggetti in tutto il mondo in nome del loro Dio, come bruciare le chiese cristiane, compiere attentati kamikaze, perseguitare i cristiani e tagliare le teste, sia opera di un consolatore. Una cosa che voi non capirete, che non potrete mai accettare, è che ci sia un'altra persona disposta a dare la vita, la propria vita, per salvare la nostra, la vostra, perché purtroppo alcuni preferiscono togliere le vite altrui per salvare le proprie, oppure solo per danneggiare e con odio quelli che loro considerano infedeli. Gesù,
il Figlio di Dio, il Messia, è venuto sulla terra per caricare su di sé i peccati e le malattie di tutta l'umanità, per salvarli, perché così è scritto nel Vecchio Testamento. E Gesù stesso lo ricordò. E come Mosè innalzò nel deserto il serpente, anche il Figlio dell'uomo sarà innalzato. Questo vuol dire che Cristo si è trasformato in peccato per salvare tutta l'umanità dall'ira di Dio, ma questo lo può capire soltanto chi ha il senso dell'amore e non chi odia e che ha dentro di sé odio, vendetta e spargimento di sangue. Se io dico ricevi la banconota per fare la spesa, non è detto che quella banconota mi duri una vita intera, poiché avrò bisogno di altre banconote. Il Paraclito, che vuol dire consolatore, difensore, dovrebbe continuare in modo maggiore a svolgere le opere di Gesù. Lui stesso lo ha detto, se farete come io ho fatto, compierete delle opere maggiori delle mie. Ecco perché noi, ripeto ancora, non crediamo che gli attentati compiuti da certi soggetti in tutto il mondo in nome del loro Dio, come bruciare le chiese cristiane, compiere attentati kamikaze, perseguitare i cristiani o tagliare le teste, siano opere di un cosiddetto vostro consolatore. Cristo diceva, non avete abbastanza intelligenza, confermo, poiché nonostante la sua vita fosse un miracolo fatto di prodigi, di guarigioni, di resurrezione, e nonostante la sua morte e la sua resurrezione, ci sono ancora dei soggetti che vagano per il mondo e che si dilettano a distruggere l'umanità in nome della religione. Parlo anche di falsi cristiani. Difatti, nonostante lui avesse dato la sua vita sul Calvario per mostrare quello che conta è soltanto l'amore, ci sono dei soggetti che appartengono ad una certa religione che in nome del loro Dio compiono stragi. E questi comandamenti che obbligano le stragi sono scritti pure nel loro libro di testo. Ed ecco perché alcuni li eseguono fedelmente, e tutto questo nonostante il nostro Signore Gesù Cristo fosse morto sulla croce come vittima sacrificale per tutta l'umanità. Questo Signore dovrebbe fare il furbetto dinanzi a un cristiano che conosce le sacre scritture, non dinanzi a degli ignoranti. Perché tale cristiano gli avrebbe riferito che tale verso che lui ha citato è stato perché Gesù rimproverava i discepoli di non essere stati in grado di liberare un soggetto dai demoni. Eppure, questi loro apostoli erano 9 e non erano riusciti a liberare un indemoniato. E Gesù rispose che questo era per la scarsa fede, perché tutto il cristianesimo è fondato sulla fede. Difatti, molte persone che erano guarite, a loro Gesù rispondeva, non sono stato io a guarirti, ma è stata la tua fede. Anche oggi, in nome di questa fede, ci sono migliaia di pastori cristiani in tutto il mondo che guariscono perché hanno una fede cieca nel nostro Signore Gesù Cristo. Perché mentre loro guariscono malattie, alcuni anche pare che abbiano risuscitato i morti, ci sono soggetti invece che per seguire la loro strana religione sono disposti a massacrare i loro fratelli e poi fanno delle conferenze per ingannare la gente. Gesù sarebbe stato disposto a uccidersi? Questa affermazione la trovo non soltanto blasfema, ma proprio ridicola. Soltanto uno con dei grossi problemi analitici, per non dire altro, avrebbe fatto un'affermazione del genere, perché Gesù Cristo conosceva bene le sacre scritture e ripeteva spesso il comando non uccidere. Gesù, il Messia, profetizzato da centinaia di profezie del Vecchio Testamento, venuto per redimere l'umanità, si sarebbe tolto la vita perché i suoi discepoli non erano stati capaci di liberare un uomo indemoniato? Ma io dico, forse tu fumi qualcosa o prendi qualche psicofarmaco. Inoltre, non dovresti non solo parlare di religioni che non conosci, ma capisco che lo fai soltanto per tirare acqua al tuo mulino. Ma parlare dei giapponesi lo trovo alquanto ridicolo, perché i giapponesi si suicidavano soltanto per questioni di sconfitte e per difendere il loro onore. Perciò qualche libro leggilo.
Gesù parla dello Spirito Santo che sarebbe venuto per illuminare e fortificare le menti dei discepoli e dare il modo a loro di predicare in tutto il mondo, anche a costo della vita. Paragonare lo Spirito Santo a dei guerrieri che uccidevano e portavano e portano la loro parola con la spada, trovo la cosa alquanto blasfema e ridicola allo stesso tempo. Il Paraclito, ripeto ancora, che vuol dire consolatore e difensore, dovrebbe continuare in modo maggiore a svolgere le opere di Gesù. Lui stesso lo ha detto: se farete come io ho fatto, compierete delle opere maggiori delle mie. Ecco perché noi non crediamo che gli attentati compiuti da certi soggetti in tutto il mondo, in nome del loro Dio, come bruciare le chiese cristiane, compiere attentati kamikaze, perseguitare i cristiani o tagliare le teste, siano opere di un consolatore. Se sei in grado, fai un video e smonta punto per punto le mie affermazioni.